La rivoluzione fiscale annunciata da Matteo Renzi continua ad agitare le acque nel Partito Democratico, soprattutto nella minoranza con Pierluigi Bersani che mette in guardia da una riduzione fiscale fatta alla maniera della destra, ma gli occhi sono tutti puntati sul rinnovo delle presidenze delle commissioni permanenti della Camera, stabilito dal regolamento ogni 2 anni e mezzo. Il rinnovo, visto come prova generale per un riassetto degli equilibri all'interno dello stesso governo, vedrà la sostituzione degli esponenti di Forza Italia, che all'epoca dell'insediamento facevano parte della maggioranza con l'esecutivo. Letta. Nonostante l'inizio delle missioni in Israele e Palestina, il Premier, per evitare fratture, conferma le presidenze delle commissioni parlamentari della Camera, gli esponenti della minoranza Epifani e Boccia. Al Senato, invece, dove il ricambio delle presidenze è previsto dopo l'estate, prende il via la discussione in aula della riforma della RAI. Circa 1.500 gli emendamenti presentati da Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia che promettono battaglia. Consapevole che l'approvazione definitiva della Camera non arriverà prima di settembre e che per il rinnovo dei vertici di Viale Mazzini, già scaduti, dovrà attendere l'autunno, la maggioranza punta a chiudere la partita a Palazzo Madama già entro questa settimana. L'unica possibilità per accelerare la riforma è infatti la strada dell'apertura all'opposizione. Forza Italia ha ottenuto alcune modifiche in commissione a partire dal presidente di garanzia e da un maggior peso del CDA nelle nomine. Resta invece il nodo della delega al governo sul riordino della normativa di settore che Maurizio Gasparri vorrebbe vedere azzerata perché lascerebbe mano libera all'esecutivo. Anche il Movimento 5 Stelle punta ad alcune modifiche. Ottenere l'ok del governo sui requisiti per essere eletti consiglieri e sulla trasparenza della gestione da parte dell'amministratore delegato. La minoranza del PD, nonostante i tentativi di riconciliazione, rimane scettica sulla riforma e ha deciso di ripresentare gli emendamenti già bocciati in commissione.